Ovviamente stiamo parlando di un feticcio da fan, quindi stiamo parlando di persone che compreranno il disco due volte. Ho cercato di mettere dei contenuti inediti che giustificassero il comprare un prodotto di questo tipo. Tutte le confezioni, come tutto l'artwork e il packaging, è stato ideato da me, quindi se fa cagare lamentatevi con me. E questa qui è una copertina tutta nuova e ho pensato di fare questa cosa, spero sia originale, che è un pop-up in 3D, no? Tipo i libri per i bambini, con un puppet di me. Allora, il featuring con Gianna è nato tramite un contatto tra amicizie in comune. Quindi lei comprò il mio album con tutti i pregiudizi che si possono avere per un rapper teen idol che fa i pezzi per gli adolescenti, no? Quindi il presupposto era il disco fa cagare. Gianna l'ho ascoltato e ha rivalutato l'album e tramite queste amicizie in comune mi fece sapere che gli era piaciuto molto l'album. Nel momento in cui decise di fare il repackaging ho preso la palla al balzo e l'ho contattata. E forse è stata una delle poche artiste mainstream con cui ho collaborato pelle contro pelle, face to face. Cioè, sono andato in studio da lei più volte, ci sentiamo via messaggio, tuttora la sento. Apparteniamo a due categorie di artisti di due generazioni totalmente differenti, no? In antitesi tra loro. Un periodo discografico diverso per lei e totalmente differente per me, due percorsi diversi. Però quello che ho notato in lei è una paura che ho io, che con andare avanti nel tempo questo diventi sempre più un lavoro e meno una passione, no? Ho paura di perdere quella che è l'energia. In lei ho notato l'opposto, cioè che è un treno in corsa. Ci mette sempre molta energia, è esuberante, è stravagante nel senso buono della parola. E mi sono trovato molto bene, è stata un'esperienza molto bella. E il pezzo, a prescindere dall'hip hop o non hip hop, che a me interessa veramente poco, penso che sia una bella canzone. E invece in questa vita, featuring Soprano, affronto una tematica abbastanza ricorrente per i rapper, che è quella del pro e contro del successo. Però andando un po', vedendolo un po' dal punto di vista mio, quindi un artista che ormai è diventato mainstream e si è staccato da quello che è l'underground, perché diciamo che pur avendo fatto un percorso rap, il rap e l'hip hop è il mio ambiente, non mi è mai appartenuto, cioè io vengo da quell'ambiente ma non mi appartiene, e forse per assurdo mi trovo meglio ad essere un artista mainstream che essere un artista hip hop underground. Ho trovato la mia dimensione, diciamo che da sempre probabilmente ho sempre fatto musica pop, e quindi quando ero underground non ero visto molto bene. Allora, Signor Brainwash, datela a contentare, è una citazione del film documentario di Bansky, Bansky, io lo chiamo Bansky, poi non so come si pronuncia, la nascita di questo street artist che è Mr. Brainwash, all'anagrafe Terry Guetta. È praticamente un artista che copia opere altrui. In un mese fa una mostra d'arte, fa $1 milione, diventa un artista affermato, pur non facendo arte perché le opere le commissionavano, le faceva lui, copiava da altri artisti. Però in quel momento, in quel periodo storico, i compratori d'arte erano affamati di street art, quindi lui ha semplicemente dato alle persone quello che volevano. Io ero nel pieno della produzione del mio album ed ero abbastanza in crisi perché era il primo album in major. E mi sono trovato a fare questo parallelismo, a chiedermi che cos'è l'arte in generale. Se uno come Terry Guetta, che non fa arte, viene considerato e consacrato come un grande artista semplicemente perché il mercato dell'arte lo richiede, allora anch'io devo accontentare il pubblico, no? E da lì è nato Signor Brainwash, l'arte di accontentare, perché a volte c'è una linea sottile tra quella che è arte pura o è mera economia.